No. Ragazzi, finalmente il mio transfer è arrivato. What's your name? Carlos. Carlos, yes. You will be my friend for fishing today. Okay. You want to say something? I'm okay. Okay. Il posto è questo. Stiamo percorrendo tutta quel picco che abbiamo la mappa. Avvicinando sempre di più all'acqua. Questo spot è stranissimo, ragazzi, però non vediamo l'ora di andare a pesca. Ragazzi, ecco finalmente lo spot. Me l'aspettavo molto molto diverso, ma in senso buono. Roccia vulcanica, acqua altissima, cioè, qui fai anche i tonni. Davvero, quanto cazzo di fondo c'è qua? Ragazzi, lo spot è giusto. È molto land-based, però vediamo. Big cole cole, very big cole cole, yes, maybe 10 kilos of cole cole. Piano, piano, piano. No! Si è staccato! Guardalo, guardalo, guardalo dov'è! Guardalo, porco di... Ragazzi, non sembra un cazzo il Kenya questo. Cioè, non c'ha niente di Kenya questo posto. Guardate che cazzo ho trovato! È bella che... Oddio! Oddio, 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 oddio! No, I lost it another time. È bello. Ok. Non è un cole cole, non è un cole cole. Non è un cole cole. È un golden qualcosa. Un black tip prevale. Piano, piano, piano.
Piano Riccardo, piano. Il primo pesce serio land based del Kenya. Ironia della sorte, purtroppo la GoPro si è spenta alla fine perché registravo da tipo 2 ore di pesca. Non so cosa sia, non è un GT in tutto e per tutto perché è un ibrido. Ha dei colori di uno spotted trevalli, però è allungato, lo vedete, non è un GT in tutto e per tutto. Però, ragazzi, che cattura! Jackfin Pegasus 165S, adesso lo riempiamo di foto, ragazzi. Tell something to the camera. Where is the camera now? Talk with the camera. Okay. Talk with the... You are happy? I'm very happy now to see this friend of mine catching a very big fish like this one. And let's catch another. Let's catch another one. Another one. Ragazzi, stessa esca, colore diverso. It's a very good day. Yes, it's a beautiful day. Pelagus 165S, color pesce volante. È andata bene. Prima parte della mattinata in questo posto meraviglioso. L'abbiamo preso. Protagonista della nostra cattura, Pelagus 165S. Non è ancora finita la giornata, ci sono tutte quelle zone lì che dobbiamo esplorarle ancora. Le caprette ci fanno ciao. Andiamo a rompere il cazzo alle capre. Io trovo che la capra sia un animale meraviglioso. Sono tranquille, tranquille. Le rocce non sono affilate, abbiamo trovato il punto per scendere. Rafiki, can you help me please? Yes. Gun. Questo posto è veramente gigante. Ecco. Non sembra un GT. E invece sì, invece è un piccolo GT. Ragazzi, ne abbiamo preso un altro col Pelagus 165F. Un po' di azioni in top water carine. E adesso gli doniamo la libertà a questo piccino. Che sguazzo, che sguazzo. Ciao patato bello, ma dove vai? Vuoi tornare in acqua? Cazzo va! Patatino vuole tornare in acqua e noi in acqua lo riportiamo.
saremo in questo villaggio. E se sopravviviamo è cosa buona e giusta. Apparecchiamo la tavola. Ci hanno dato riso e fagioli. Pranzo un po' wild, però c'ho una fame da lupi, mi mangio pure il mondo. Ciao. Ok, mi conosci. E c'è la polenta. Questa è allucinante. Si bagna nel cocco. E ti mangi sta affare. Ma è di un buon, fa paura. Ciao. Abbiamo setacciato ogni singola parte di questo posto che ho soprannominato Cricket Peak, perché è pieno di cavalli. Una giornata molto molto proficua all'inizio, poi verso il tramonto è sembrato che i pesci si siano stancati un po' di più. Abbiamo ricevuto giusto due mangiate al tramonto di pesci molto piccoli. Poi per quanto riguarda invece la mattina, è stata incredibile. Ho preso due pesci che sono importantissimo. Bene ragazzi, questo video è ufficialmente terminato. La giornata è ufficialmente finita con questi colori incredibili. Sicuramente ritornerò su questo spot e farò tante altre pescate. Da Ivolo Dors è tutto. Grazie per aver guardato.